debole, è stato un muro, specialmente quel centrocampo formato da Schweinsteiger, che dire, e Kroos. Quindi è stato un muro, ci ha provato l'Argentina fino a un certo punto, brava, come non so chi l'ha detto dei due, l'Algeria, a tenere botta, portare dei calci di rigore se non erro. Però comunque sta di fatto che possiamo dire che in questo mondiale c'è anche un pizzico di guardiolismo, perché insomma, voglio dire, il tiki taka che facevano vedere un po', che sembrava un po' quello della Spagna del 2010, poteva derivare dal gioco il blocco del Bayern Monaco. Lam, voglio dire, Lam veramente stava a centrocampo, sembrava Dani Alves della manita al Madrid, al Camp Nou. Il famoso tiki-taka secondo me è ancora valido nel mondo, infatti guarda caso. Sì. Con l'unica differenza che siccome lì davanti c'hai uno che se perdi palla in attacco, alla fine poi la palla te la butta dentro, che è Miroslav Klose, alla fine poi fa la differenza. Secondo voi c'è un pizzico di guardiolismo in questa vittoria, e quindi il tiki-taka, dopo che tutta la caverna mediatica ha detto che era morto, defunto, era finito, erano tutti ammazzati, ma tiki-taka possiamo dire che ha vinto anche il campionato del mondo? Io la dico più semplicistica: per me il tiki-taka non è mai esistito, l'ha inventato Nils Liedholm. Più ho la palla io e meno l'hanno gli avversari. Quindi secondo me Pep Guardiola si è rifatto anche un po', poi lui l'ha un po', diciamo, come dire, rallegrato, perché invece di addormentare la partita con questo tiki-taka si tenta un po' più veloce di ubriacare di fatto i centrocampi degli avversari per trovare poi un buco. Sì, probabilmente è stato un po' copiato questo schema a centrocampo, ma da parte di tutti, però, perché se ci fai caso adesso c'è questo vizio di giocare con i due larghi dietro quando si attacca, con il mediano centrale e l'incontrista, diciamo, che va a fare il terzo in difesa e scala, oppure prende palla e la porta, e porta l'acqua sempre ai due centrocampisti, di solito a quello con i piedi più buoni, per poi darla a destra e a sinistra, e se non si trova il buco con molta calma, anche quando stai perdendo sull'1-0, e questa è una cosa che a me da spettatore mi fa letteralmente innervosire, si torna al portiere come se stiamo vincendo 3-0, invece magari stai perdendo. Io me lo ricordo bene da romanista, col tiki-taka che ha portato il nuovo allenatore del Barcellona all'epoca, ex, diciamo, allenatore della Roma, e insomma, che se poi diventa troppo stereo e stucchevole, non giova allo spettacolo. Però oggettivamente la Germania ha potuto puntare su questi due centravanti, comunque Müller e Klose, che hanno dimostrato che comunque Klose, come casca una palla in aria, la butta dentro. E quindi, insomma, giocatore d'esperienza che ha dimostrato di essere all'altezza. Chiedo questo invece a Federico: Neuer secondo te è il miglior portiere che c'è in questo momento nel mondo? E Toni Kroos sembra che sia stato fissato il prezzo, perché rischia l'anno prossimo di andare via a parametro zero, e quindi Rummenigge ha dichiarato: questo giocatore noi non lo perdiamo a parametro zero, quelli sono tedeschi, per di più bavaresi, quindi su questo, sui fatti commerciali non li freghi. Secondo te chi acquista Kroos fa un affare? Secondo me chi acquista Kroos potrebbe fare un affare, è chiaro. Comunque io già l'ho detto prima, al posto di Kroos a me piace molto Perez, guarda, io sono sincero, altro che Kroos. Per quanto riguarda Neuer invece, senza alcun dubbio è il portiere più forte del mondo, e secondo me si merita tutto il guantone d'oro, anche se già vedo che qualcuno storce la testa qui nel nostro stand. Però Neuer ha dimostrato di essere veramente fortissimo, secondo me il più forte, e il classico portiere che mentre è fermo gli basta allungare le mani per prendere il pallone. Tu Davide cosa ne pensi? Secondo me, al di là che ha vinto un mondiale, tutto quello che vogliamo, gli hanno voluto affibbiare necessariamente questa nomea da libero, da ultimo uomo, da piedi buoni, a me pare che alla finale ha fatto 4 rinvii che io nemmeno al campo del Tor Tre Teste li vedo.
Dopodiché vi posso garantire che secondo me oggi il portiere più forte in attività, io non per, diciamo, per vanità, però diciamo forse anche per fortuna che ho avuto, quando in passato sono usciti, è uscito qualche portiere anche sia a livello italiano che internazionale, quando erano già giovani, diciamo, riuscivo a capire se erano dei buonissimi portieri e poi con ottima riuscita. Io vi dico che Scuffier, l'ex portiere ormai dell'Udinese, secondo me è una spanna sopra a Neuer e ne sentiremo parlare, ve lo dico oggi, segnatevi questo nome e vedremo poi nei prossimi anni che cosa uscirà fuori da questo giocatore. Simone Scuffetto, Maxi ride. Simone Scuffetto, infatti, come dici tu, è dove va l'Atletico Madrid? È il futuro, eh? Quello è il futuro del calcio. Addirittura dicono che è il nuovo Buffon. Noi ce lo auguriamo tutti perché è giovanissimo e ha già dimostrato alla fine del campionato di valere più, vale più di quello che vale attualmente. Un portierino davvero niente male. E non solo fantacalcisticamente, perché noi magari fantacalcisticamente nella stagione scorsa l'abbiamo tutti comprata a un milione, un fantamilione, e poi magari eccolo lì, ha fatto i migliori miracoli, migliori parate, e quindi anche dall'anno prossimo, infatti anch'io concordo con Davide, secondo me è il futuro non solo dall'anno prossimo ma anche per gli anni a venire. Va bene, allora andiamo nella pausa musicale perché dopo dobbiamo affrontare invece l'argomento Brasile. Brasile come nazionale e con l'aiuto di Alberto anche Brasile come nazione che ha affrontato questo mondiale. Allora, che ci ascoltiamo, Alberto? Allora, ascoltiamo un cantante brasiliano. Bene. Ascoltiamo a Gilberto Gil e Tempo Rei. Pais, corujas,
sejam as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não. Não me iludo, tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, oh, tempo rei, oh, tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu pai, o que eu ainda não. Gilberto Gil e Tempo Rei. Va bene, allora dobbiamo anche salutare l'unico spettatore che ci sta vedendo e ascoltando qui alla festa. Dal vivo. Che è il compagno Nicola Galloro. Galloro, grande Nicola. Che come sempre ci allieta le nostre nottate qui, venendoci a trovare. E inoltre ci caccia tutte via le sansare perché esattamente, con il sigaro quello che fuma sempre. Esattamente, esattamente. E quindi oltre ad ascoltarci su RadioRomaFutura.it ci viene anche a trovare qui alla festa l'Unità di Roma. È un carissimo amico, ovviamente. Allora, dovevamo parlare del Brasile. Insomma ragazzi, questo Brasile che Alberto ce l'ha messa bene, no? ci ha fatto Tempo Rei di Gilberto Gil. Doveva spaccare il mondo, doveva vincere il mondiale, doveva essere il Brasile, doveva essere la grande squadra, Neymar doveva vincere tutto, bla bla bla. Pronti via la prima partita, se non c'è l'aiuto arbitrale non batte la Croazia. Non ha mai convinto né come gioco, tranne le magie di Neymar, che possiamo dire che lui e Thiago Silva sono stati i veri pilastri di questa nazionale. E poi arriva il fattaccio, possiamo dire il fattaccio di via Merulana, usando insomma una parodia romana, romanesca. Arriva il fattaccio in cui alla semifinale, al quarto di finale, all'ultimo minuti viene infortunato Neymar, quindi finisce il mondiale. E poi la cartolina, l'ammonizione per Thiago Silva, che manca la semifinale, e lì c'è il crollo. Una squadra, possiamo dire, tecnicamente scarsa senza questi due giocatori. Sì. Un David Luiz che forse ha ragione Mourinho, che è un giocatore scarso, che però giustamente il Paris Saint Germain mette a fianco di colui che lo fa diventare forte, cioè Thiago Silva. Giocatori strani, Hernanes tenuto perennemente in panchina, facendo giocare Fernandinho facendo sì. giocare Gustavo Luiz, facendo sì. giocare questo Fred che aveva fatto una buona Confederation Cup, però poi è sparito e quindi non ha mai fatto nulla in questo mondiale. Insomma, veramente una delusione. Davide, tu pensi da dove deve ripartire il Brasile? Si dicono due nomi. La Gazzetta dello Sport riporta Leonardo, Mundo Deportivo, giornale catalano, riporta Pellegrini cileno. Secondo te da dove deve ripartire il Brasile? Io non credo alla storia Pellegrini, innanzitutto perché comunque già era stato detto che comunque in Brasile si aspettano un allenatore brasiliano. Dopodiché, rispetto alla squadra, non è tutto da buttare, ma quasi tutto, io direi, mi sento di dire. E purtroppo c'è anche questo vizio, che è un po' anche italiano,
che mi ricordo anche qualche anno fa, se i giocatori non giocavano in Italia venivano presi meno in considerazione. Per quanto riguarda il Brasile, o giochi in Spagna o giochi in Brasile, altrimenti non puoi